I just wanted you to watch me dissolve slowly in a proof of love. Bella a tutti, Matto di Mattoncini, io sono Mattecchiolo 001 e oggi mangeremo, non è sponsorizzato questo video, oggi mangeremo due biscotti della Sunday Gradino Chocolate Chip Cookies American Style. Allora, adesso vi dico gli ingredienti. Come ripeto, questi sono i Gradino Chocolate Chip Cookies American Style della Sunday. Li ho comprati alla Lidl. Non mi ricordo il prezzo. Se volete vi lascio il link in descrizione dei biscotti. Non mi ricordo il prezzo adesso. Ma devo dire che sono proprio un affarone, sono veramente buoni. Abbiamo il primo biscotto e qua c'era la confezione da 3, 6, 9, 12, ben 12 biscotti. Vi consiglio tantissimo di prenderla. Vi lascio il link in descrizione e adesso iniziamo con l'assaggio del primo biscotto. Aspetto, devo dire che cioè, ha il suo fascino. Leviamoci qua i nostri guanti integrati sulla felpa. Che devo dire che il fascino di questo biscotto è... cioè, c'è, perché signori, queste gocce di cioccolato messe a caso, ma non troppo. Questo, guardate il fondo, quanto lì, cioè è liscio, però ha la sensazione di biscotto casalingo. Le gocce di cioccolato sono ben attaccate sul biscotto, come potete vedere, sto toccando, non cadono. Se lo giro, lo scuoto, è molto solido, molto compatto, mi piace questa cosa del biscotto. Vediamo il suo interno e dopo possiamo dare il voto alla stilistica. Ah, ok. Allora, molto friabile. Innanzitutto molto friabile. Mi piace che si staccano le gocce di cioccolato. Questa la teniamo qua così la mangiamo per dopo. Guardate, si staccano le gocce di cioccolato. Poi, il biscotto l'ho provato a spezzare a metà, ma mi si è spaccato in ben tre pezzi. Devo dire che ha la sensazione... cioè, è un biscotto, non molto bello. Il colore, sì, è da biscotto. Forse un poco più scuro di un biscotto normale... ma secondo me è anche molto invitante questo colore. Molto invitante questo colore. Io andrei ad assaggiare questo piccolo pezzo, che c'ha proprio un mini pezzo da assaggiare. E iniziamo con il taste test. Sentite. Allora, non è molto croccante. Forse perché erano in dispensa da una settimana. Adesso proviamo con questo pezzo. Devo dire che, allora, gusto è strano, perché è amaro, ma non è amaro, però è dolce, perché è come, avete presente la cioccolata fondente, ecco, la cioccolata fondente, però non quella super fondente, ma quella tipo 10%, 5%, quella roba là, ecco, sa di quello. Al latte, cioè. L'inizio sa di quello. Non è cioccolata al latte, perché la cioccolata al latte è molto dolce. Questo invece sa di... però il 5% fondente in pratica al latte. Esatto. Quindi cioccolata tipo semifondente. Ok, quel gusto là. Basta! ASMR! Via! Via! Dai, Nardo, per piacere. Bene, stavamo dicendo, allora, l'impasto è strano. Adesso provo a riprendere un altro, posso provare a mordere un altro pezzo solo di impasto. Qua. Ma sei malato? Dai, parli. Porca merda! Allora, l'impasto infatti è dolce. Però anche questo non dolce ci fa... mangiamolo tutto. Questo sarà anche un video ASMR, se non l'avete capito. Avviciniamo il microfono al biscotto qua. Andiamo col morso. Andiamo, mangiamolo tutto. Andiamo col primo morso. Il primo morso. Mm-hmm.
anche questo solito sapore, ma le devo dare da 1 a 10, gli do un 7, perché l'amaro c'è, ma è un poco troppo, poco troppo. Adesso vediamo se riesco a mangiarlo tutto di una volta. Andiamo. Buonissimo. Devo dire, sono soddisfatto. Molto. Vi ricordo che questo video non è sponsorizzato dalla Lidl, dalla Sunday, da nessuno. Ma puliamoci la bocca. Ma devo dire che, adesso vi dico la marca, i biscotti Gradino Chocolate Chip Cookies dell'American Style della Sunday, questa è la confezione, si comprano alla Lidl. Vi lascio il link dei biscotti in descrizione se siete interessati. Devo dire, voto finale. Allora, la confezione, come abbiamo detto, è molto, diciamo, americana, però un americano finto. Non come spiegare. Quindi, la confezione 6 gli darò. E il gusto 7. Sono un po' amari, sono parecchio gustosi. Allora, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale. Ho fatto questo video perché, come sempre, non avevo cosa fare e oggi una novità. Si è rotto il telefono. Vedete? Non funziona, accendi, se tipo... Non funziona. Vi saluto. Qua potete comprare anche un panno antipolvere della Swiffer. Che... Allora, questi cosi sono magici. Perché attirano la polvere come non so cosa. Adesso non ho niente di polveroso qua, oltre alla mia vita sentimentale e al mio cuore. Ma farò anche un video e un unboxing, uno showcase di questo panno. Poi abbiamo anche cosa molto interessante che vi consiglio. Questa, se dovete risparmiare qualcosa e dovete prenderla, perché questa merita tutti i soldi. Bene, ok? Che senso parla bene? Hai detto? Non ho detto merda. Swiffer, questo te l'hai tomato. Non ho detto merda. Porca merda. Non ho detto merda. Porca merda. Questa vale tutti i soldi, questa roba la dovete comprare assolutamente, vale ben 7,29 centesimi, comunque quel prezzo là, ed è il portaocchiali di Shrek, signori. Guardate, allora, questo portaocchiali di Shrek c'ha scritto DM, non capisco perché è tipo la lingua di Shrek. Allora, adesso vi mostro la sua utilità, cioè è molto, molto piccolo, però nel suo piccolo è bellissimo. Scusate, un po' di raffreddore, guardate. Boom, ci metto dentro gli occhiali, adesso sono sicuri. Nessuno riesce ad aprire, guardate. Non si possono aprire, guarda, se io rilancio. Adesso poi apro, dentro gli occhiali sono safe and sound, ragazzi. Sono safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Guardate, tiro fuori gli occhiali. Come nuovi, come se si fossero appena riparati. Bellissimo. Niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un altro video di questo genere dove mostro, faccio un unboxing, uno showcase dei mistici oggetti che ho in casa, vi ricordo che il biscotti in descrizione, panno della Swiffer, spolliciate e vi farò l'unboxing. Questo, se volete un video in più per approfondire, ma non voglio allungare questo video troppo, siamo già arrivati, credo, a più di 10 minuti, anche forse meno, non lo so, devo vedere dall'editing. E niente, per questo video è tutto, dal mio telefono rotto, da me, da Eric che stava parlando però facevo finta che non esistesse, dalla mia... ha detto ciao, però voi non lo sentite, da Bob. Se volete la storia di Bob, bastate che spolliciate, scrivete poi nei commenti cosa volete.
che rimettiamoci i guanti integrati nella felpa, che non sono guanti integrati nella felpa, ma sono dei buchi nella felpa, però che io faccio finta che siano guanti, perché mi credo figo quando sono un emerito coglione. Guardate. Stupendo. Bene, per questo video è tutto, se vi è piaciuto iscrivetevi e mettete mi piace. Se volete potete lasciare un commento sulla cosa, su che cosa farò la recensione prossimamente. Vi ricordo, link dei biscotti in descrizione. E noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi! We'll be right back.